One Podcast. Immagino ci abbiate fatto caso. Questo 2024 ha segnato come un cambio di passo nei rapporti tra la politica e le grandi aziende tech. Che siano social network o meno, l'impressione è che la politica stia rispondendo a un'esigenza dei cittadini, i quali, dopo tanti anni di abitudine, per esempio sui social network, chiedono oggi maggiore chiarezza. Ed è normale che sia così. Arriva una tecnologia, la cominciamo ad utilizzare, ci affezioniamo e solo dopo ci accorgiamo di qualche problema. Che ne so, per esempio l'esposizione dei minori sui social, oppure l'aspetto che riguarda i nostri dati, come vengono trattati questi dati. Ecco, la politica però sta cominciando a rispondere a queste esigenze, arrivando perfino, come nel caso degli Stati Uniti, a denunciare Apple. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Più volte qui a Ma Perché abbiamo parlato di monopolio e di come questo metta a repentaglio la concorrenza e dunque la libertà dei cittadini di scegliere. Per non parlare del rischio che l'innovazione venga messa poi a repentaglio, perché lo sappiamo, se c'è un monopolio è più difficile che chi vuole innovare, chi vuole entrare nel mercato, poi non ci riesca. Negli Stati Uniti se ne sta parlando proprio in questi giorni. I consumatori non dovrebbero pagare prezzi più alti perché le società violano le leggi antitrust. Queste sono le parole del procuratore generale degli Stati Uniti d'America, Merrick Garland. E infatti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e i procuratori generali di 16 stati americani hanno fatto causa ad Apple. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Lorenzo Ancona, editor di Artifacts, newsletter su politica e tech. Questa è la risposta che mi ha mandato. Gli Stati Uniti, e in particolare il loro Department of Justice, hanno fatto causa ad Apple perché con l'iPhone l'azienda avrebbe di fatto provato a costituire un monopolio nel mercato degli smartphone. Ma cerchiamo di capire quali sarebbero poi queste pratiche monopolistiche. Beh, ad esempio il fatto che iMessage, l'app di messaggistica di iPhone, funziona un po' peggio quando si scambiano messaggi tra un iPhone e un Android. E questo è un po' simbolizzato dal fatto che questi messaggi appaiono in verde e non in blu, come quando invece c'è uno scambio iPhone-iPhone. Oppure ad esempio che gli smartwatch Android o comunque non Apple Watch funzionano peggio dell'Apple Watch quando si ha un telefono iPhone. E anche che, diciamo, terza pratica, non ci sia la possibilità di installare i wallet differenti da quello che già troviamo sull'iPhone, e quindi questo rende inutile il lavoro di sviluppatori. Ecco, secondo il Department of Justice, queste altre dinamiche avrebbero di fatto contribuito a creare il successo di iPhone illecitamente e avrebbero determinato quello che si chiama effetto di lock-in, che in parole semplici è quello per cui se compri un iPhone poi è meglio comprare un iPad o un MacBook perché funziona meglio, l'ecosistema Apple funziona meglio tra chiaramente i dispositivi Apple. Naturalmente Apple ha contestato questa accusa del Department of Justice e sostiene in realtà che tutta la accusa in realtà abbia messo insieme una serie di elementi non collegati tra loro e che soprattutto ci sarebbe anche una minaccia alla sicurezza dei suoi servizi. E poi ha aggiunto un dato, ossia quello che in realtà negli Stati Uniti solo il 64% dei telefoni sono iPhone e quindi non ci sia in realtà di fatto un monopolio. Non sappiamo come questa storia potrà andare a finire, quello che sappiamo è che sarà una battaglia decisamente lunga, anche su più anni, anche se in realtà poi nei prossimi mesi dovremo avere anche qualche maggiore indicazione su quale potrebbe essere l'esito. Grazie a Lorenzo Ancona. È evidente che le cose stanno così. Apple ricopre una posizione dominante nel mercato ed è chiaro che non ha alcuna volontà di far entrare all'interno del proprio ecosistema i competitor. Però così facendo gli utenti ci rimettono i cittadini con le proprie tasche e ci rimette il mercato, perché è chiaro che, lo dicevo prima, in un mercato in cui c'è un monopolio è molto più difficile per i competitor entrare appunto in quel mercato. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma Perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi.
Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.